Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi facciamo appartamento di Armes, a vedere il virus, se vediamo poi qualcosa. Ho un'arma nuova, un cecchino finalmente. Fa un male cane. Certo che prima linea col cecchino sono io. Sfidoso. Era qui, eh? Non prima che ci prendano! Non hanno ancora bruciato il posto, grazie a Dio. Vorrei poter parlare con uno di questi purificatori un giorno per capire perché lo fanno e per tranquillizzare. Quello? Vabbè ragazzi, devo dire che è molto più semplice così. Molto più semplice, così però kill, eh. Voglia. Ho trovato l'appartamento di Emerst, dall'altro lato del cortile, ma la via diretta sembra bloccata. Devi trovare un modo per arrivarci. Animali! Animali! Se ne sono andati. Di corsa! Manderemo qualcuno a recuperare i sopravvissuti e a portarli in salvo. Stai aprendo la via, quindi continua così. No, questo è il possesso. L'appartamento è al piano di sopra. Se davvero Emerst è colui che ha creato il virus, avrà lasciato qualche prova. Le persone come lui non distruggono le prove del loro operato. Forza ragazzi. Andiamo a spaccare i culi. Dai un'occhiata. L'avranno saccheggiato, ma di certo non per trovare documenti o hard disk. E se per caso trovi Emerst lì dentro? Portacelo, così posso fargli qualche... Non saremo così fortunati. Non lo siamo mai. Fammi almeno sognare.
Spero che tu abbia trovato quello che cercavi. La priorità è massima. Ho mandato un elicottero a prenderti, ma dovrai liberare il tetto prima che possa atterrare. Non giocare con il fuoco. Torna tutto d'un pezzo con le prove. Dobbiamo andare avanti tanto. Ma che è molto più facile, in fondo. Avanti sì, così, sì, al nostro, ci serve quel testo per portare al sicuro le prove. Con le armi giuste poi soprattutto. Faccio fare i cecchini adesso. Solitamente questo elicottero serve solo per i recuperi nella zona nera, per l'estrazione di materiali altamente contaminati. Per questa faremo un'eccezione. Bruciate male, cazzo. What a nice to tell you this. Bon.
L'elicottero con le prove sta arrivando al quartier generale. So che abbiamo perso dei civili, ma ci sarebbero stati molti più morti senza di te. Ottimo lavoro, agente. GG. C'è pagina così. Dammi di quali... Bene ragazzi, direi che usciamo e ci vediamo praticamente alla prossima missione. Grazie per la visione comunque. Ragazzi, andiamo un attimo a vedere qual dipartimento è successo. Adesso non è proprio il momento. Che no? Vabbè, potenziamo magari questo. Dato che abbiamo 1000. Sì, possiamo farlo. Davvero perfetto. Non so come ringraziarti. Ti regalerò una bottiglia della mia cantina personale. Molto bene. Cos'è stato sbloccato? Abbiamo superato un ostacolo. La stazione di aiuto per i disastri ci permetterà di distribuire rifornimenti ai civili che ne hanno bisogno. Ottimo lavoro. Ah, mi dà... Ok. Ma lei non mi dice nulla riguardante la missione che ho fatto adesso? No. Vediamo. Informazioni. Qua. Siamo alle prese con il virus del vaiolo. Normalmente la fase di incubazione dura da 1 a 2 settimane, durante le quali la malattia non è contagiosa. A giudicare dalle note di Amherst, lui voleva cambiare questo dettaglio. Rendere il veleno verde infettivo durante l'incubazione, velocizzandolo per farlo diffondere più rapidamente. In parole povere, è più contagioso e si riproduce più in fretta, ed è pericoloso. Bene, nuove informazioni, nuovi dettagli. Ok ragazzi, come detto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima!